dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide dei ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste sarà sradicata. Ritorna in questo Vangelo il discorso della crescita del bene e del male, del grano e della zizzania. Gesù ci chiede di non prestare troppa attenzione all'ipocrisia dei farisei. Questi, piuttosto che la legge di Dio, che può essere riassunta con la parola di Giovanni, Dio è amore, hanno messo al primo posto la tradizione degli antichi, che prevedeva uno stato di purezza o impurezza, cioè essere legalmente a posto secondo la legge dello Stato di Israele, uno stato di purezza o impurezza legato all'adempimento di gesti rituali, come appunto quello di cui viene accusato Gesù. Gesù però condanna tutto questo, perché quello che veramente conta agli occhi di Dio è il cuore dell'uomo e non i gesti vuoti, frutto di convenzioni umane. Amare non significa osservare scrupolosamente delle pulizie, ma significa andare alla motivazione che spinge il nostro agire, vedere se questa motivazione è pura o impura. È nel cuore umano che si nascondono infatti affetti positivi e negativi, che spingono a realizzare il bene o a tramare per il male. Qui dobbiamo intervenire, nell'interiore, e non possiamo, come appunto volevano i farisei, fermarci all'esteriore. E nell'interiore, possiamo dire, si sviluppa quindi il primo germe: se è buono del grano, se non è buono è quello della zizzania.